Quasi tutto quello che ho detto stasera io sono riuscito a buttare fuori nel libro e questo sta nella postfazione. Vabbè, innanzitutto effettivamente andavo alle manifestazioni perché mi andava di farlo e non ho quasi mai sentito nessun tipo di dovere. Mi sentivo più un osservatore, anche perché ho cominciato a fare vignette di satira molto presto, quindi sentivo molto forte questo bisogno di essere un po' distaccato. E un po' dall'altra parte ce l'ho evidentemente di natura, finché è possibile, finché non si arriva ad incrociare un evento così forte come quello dei giorni successivi. Riguardo quello che ha cominciato a dare fastidio a me a partire da qualche anno dopo, per cui poi ho cominciato a muovermi in una maniera che era necessaria perché avveniva per fastidio, che io andavo a queste riunioni, chiamiamole di reduci, oppure mi ritrovo in mezzo a dei comizi in cui tutti parlavano di questo stadio al G8 come un'esperienza incredibile, come se fossero stati, non so, a un concerto dei Pink Floyd. Invece, parlando con uno psicologo tempo dopo, lui mi ha detto: "Guarda, secondo me e altri colleghi, questa è una delle tipiche manifestazioni del trauma. Nel senso, il trauma prima di essere assorbito, processato e curato passa per la spettacolarizzazione. Io ero totalmente sicuro del mio vissuto perché sono sempre stato molto distaccato dalla politica e dalla politica schierata. E quando poi appunto vedevi quelli che avevano questo tipo di atteggiamento qua, avevo un motto di intestino, c'era qualcosa che andava. Poi nel tempo ho capito come indirizzare tutta questa rabbia che montava, un po' per quello che avevo visto, un po' per quello che vedevo come reazione, che era una reazione molto poco omogenea dal punto di vista di quelli che avevano passato quell'esperienza. Mi sarei aspettato qualcosa di meglio, invece poi si fa quello che si può, ognuno nell'essere superstite fa quello che può. Non quello che voleva fare quando è partito, prima di essere un superstite. E da lì in poi tutto quello che ho cominciato a fare io è stato prendere appunti, disegnare, 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 disegnare. E già disegnavo per conto mio, ci ho messo anche tutta questa argomentazione qua, scontrandomi con la realtà che fosse un argomento che interessava solo determinati ceti sociali. E quindi, che ne so, io ho lavorato per un sacco di riviste di satira che ci sono state, l'ultima è stata Il Male, e Il Male, per esempio, di questa roba, nonostante fosse diretta da Vauro e da Vincino, non voleva sentire parlare. E io ho cominciato a disegnare le ultime cose di cuore che facevo, ho fatto delle vignette sotto pseudonimo per le ultime cose di cuore, che non penso che esistano manco più, quindi ho una buona esperienza in Ma merito. tieni conto del fatto che diciamo, anche lì, 2001, 2008, la sinistra, così come era venuta costituendosi nel corso del Novecento, è in crisi. Non esiste più il Partito Comunista, sono in crisi i partiti, diciamo, novecenteschi, salvo il sindacato, CGIL, sindacati, che comunque vengono privati del supporto politico e perciò di forme anche di rappresentanza più dirette di certi interessi. E i modelli novecenteschi, insomma, di organizzazione del mondo del lavoro e il mondo del lavoro, tra l'altro anche in quanto tale, sono in crisi verticale anche loro, no? La deindustrializzazione avanza, sono una serie di elementi che giocano. Allora, il movimento no global è un movimento in una misura significativa nuovo, anche se lì poi in qualche modo solo il momento di finale, poi certe cose continuano ovviamente, sono attualissime, ma altri invece grosso modo, insomma, si arenano lì. Mentre no global cercava modalità di presenza in piazza, nel sociale, nel rapporto con gli altri, diverse da quelle
tipiche del partito novecentesco, partito del movimento operaio, con tutti i suoi grandi meriti, ma anche con il suo inevitabile legame con formule di organizzazione sociale, perciò del lavoro, eccetera, che andavano logorandosi e cambiando, non in meglio come sappiamo, ma comunque cambiando sicuramente. Sì, sicuramente tu hai un punto di vista legato alla storia e a un certo tipo di ragionamento che io ho incontrato pochissime volte nelle mie frequentazioni degli ambienti romani. Gli ambienti romani sono, dal punto di vista dell'organizzazione, come gli ambienti papali del 1600, cioè manca la palude. Però io ricordo pochissime connotazioni politiche degne di nota, ricordo un sacco di roba parlata a Vanvera da un sacco di gente che poi si è rivelato che parlava a Vanvera. L'unica cosa che ti posso dire io è che, come ho sempre cercato di essere un osservatore più o meno neutrale, ovviamente neutrale nell'intenzione e onesto nella ricezione, l'unico errore in cui dovremmo non incappare noi che siamo stati là è quello di creare dei miti. Non a caso io il libro l'ho fatto cominciare con il motto di Isabella d'Este, che è Next Net Metu, che è senza speranza, senza timore, basandomi sui fatti vissuti e poi riportati con una cronaca, insomma. In questo momento non credo di poter dire più altro. Ho ancora un quaderno e mezzo di bozzetti, di vignette tra il cattivo e il delirante, però è anche quello che ho fatto io coincida con l'ossessione. E credo che lo shock sia stato talmente grosso che io sono stato ossessionato per un sacco di tempo dal fare senza nessuna possibilità di fare vedere, perché il tabù dell'argomento era troppo grosso. Comunque, ecco, vi lascio, concludo questo mio intervento. No, grazie. Che ho riportato anche nel libro. Praticamente ad un certo punto, dopo la morte di Stefano Cucchi, sul quale avevo fatto altre vignette, quindi fondamentalmente arrivo ad una festa qui a Roma di una mia amica che mi presenta come: ah, questo è un illustratore bravissimo. E si avvicina a me, si avvicinano un paio di persone, e dice: ah, che bello, cosa fai? E io mi giro e candidamente dico: io mi occupo di casi di mala polizia, botte, morti in carcere, cose del genere, che sono scappati come... E quindi là ho capito, cioè, uno è scappato dicendo: me l'hai fatta prendere malissimo. Scusa. E là ho capito che effettivamente era vero. Ero arrivato oltre tutto quello che poteva essere comunicato normalmente. Poi lì erano una festa, no? Volevano stare in una festa, non è che c'è sempre quel tipo di teatro e quel tipo di ricezione. Questo è stato molto interessante per ritrovare un minimo di astrazione da argomenti del genere, perché per me disegnare roba che riguardasse brutture, che di per sé è abbastanza antitetico al disegnare, era diventato normale. E quindi in qualche modo per arrivare alla rappresentazione di quello che avevo in testa, di un mio concetto di giustizia, io avevo tradito o comunque molto compromesso tutto quello per cui avevo studiato. Se viene calcolato come ricerca di estetica, di azioni e di operato, insomma. Ecco, questo è quello che a un certo punto ha cominciato a farmi rinsalire, questa festa in cui sono arrivato. Ecco, questo secondo me è stato uno dei più grandi insegnamenti di tutta la vicenda, perché effettivamente basta, si può parlare fino a quanto ci pare, però a un certo punto non è detto che quello che diciamo arrivi, o possa arrivare, o ci siano chance che arrivi, o che possa interessare. La storia dell'uomo è lunga parecchio, c'è gente che ancora si interroga sulle guerre puniche, figuriamoci il G8 di Genova, insomma.